Grande fratello. Alex sbugiardato. Cosa non torna? Luzzi in piedi. Nel corso della 13ª puntata, Signorini manda in onda la clip che sbugiarda Schweizer e poi fa barcollare Beatrice. Un video sbugiarda in diretta Alex Schweizer al Grande Fratello 2023 e fa trionfare Beatrice Luzzi, ancora una volta. Ma ecco che subito dopo la situazione si capovolge e nella bufera finisce l'attrice. Solo nella casa però. Infatti, fuori la maggior parte dei telespettatori resta comunque schierata dalla parte di Beatrice, che deve difendersi da forti accuse. Facendo il punto della situazione, Alfonso Signorini riprende il discorso lasciato in sospeso la scorsa puntata. Giovedì Alex ha nominato Beatrice attaccandola per avere avuto una relazione con Giuseppe Garibaldi, persona più piccola di lei. L'ha colpita toccandole il suo punto debole, ovvero i figli. Non solo, l'ha accusata di aver cercato una storia con il GFino calabrese per ottenere attenzioni dal pubblico e di aver invece dimostrato altro. In particolare, Schweizer si è detto convinto del fatto che la Luzzi sia interessata a lui. A detta sua, avrebbe esercitato su di lui una certa pressione e fatto affermazioni abbastanza esplicite. Eppure le clip che manda in onda Signorini stasera al GF smentiscono categoricamente i suoi racconti. Infatti, nelle immagini è possibile vedere Beatrice comportarsi con lui in modo tranquillo e senza alcun fine o atteggiamento di avances. Invece, stranamente, Alex dichiara che addirittura i suoi figli e sua moglie potrebbe restare male di fronte al comportamento della Luzzi. Le immagini, però, parlano in modo chiaro e anche un audio dimostra che ha ragione Beatrice. La frase che Schweizer ha usato per provare la sua teoria non corrisponde alla realtà dei fatti. Alfonso subito glielo fa notare. Alex, devo dirti che non è stata Beatrice, ma è stato Ciro. Non l'ha pronunciata lei quella frase. Qui qualcosa non torna e persino il conduttore, che ama queste dinamiche, è abbastanza perplesso. Anche Cesara Buonamici dallo studio si dice poco convinta dell'uscita di Schweizer. C'è un Alex 2 che entra con forza nella questione. Cos'è che ti è diventato di intollerabile? Siamo rimasti stupiti della veemenza con la quale sei entrato. Non c'entrava nulla tirare in ballo i ragazzi. Hai fatto bene a chiedere scusa. Alex resta in silenzio e non sa cosa dire. È evidente. Non si capisce effettivamente cosa abbia portato Schweizer a pensare di essere corteggiato da Beatrice. Ma molti telespettatori e Giampiero Mughini hanno qualche sospetto, in quanto Alex è una persona abbastanza intelligente da capire che la Luzzi non ci sta provando con lui. Come ha fatto una persona come Alex a interpretare questo dai gesti genuini di Beatrice? Mi ha colpito, dichiara il giornalista. Mughini, inoltre, ammette di essere a disagio da 20 minuti per ciò che sta accadendo in puntata, considerando anche il confronto a distanza tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Erano gesti talmente innocenti che non si capisce questa tua reazione, continua Signorini, rivolgendosi ad Alex.
GF 2023. Alex vs Beatrice. Luzzi sotto accusa. Alex Schweizer viene a sapere stasera della frase pronunciata da Beatrice in questi giorni, con cui si riferiva ai problemi sportivi avuti con il doping. La prima volta che risultato positivo, lo sportivo ha ammesso le sue colpe. La seconda, però, ha smentito e trascorso diverso tempo in tribunale. Beatrice si riferiva al primo caso, effettivamente confermato dallo stesso Schweizer ufficialmente. Alfonso prende le difese dello sportivo, seguito da Mughini, che questa volta si scaglia contro Beatrice. Chiaro che mi riferivo alla sua prima volta. Ho detto la verità, io chiedo scusa, ma vorrei che anche lui lo facesse, dichiara la Luzzi, che viene attaccata da tutti in casa. Intanto, Alex ricorda gli anni vissuti a lottare in tribunale, ma non va avanti col discorso. La situazione mette in difficoltà Beatrice, visto che si ritrova la casa contro. Nonostante questo, l'attrice barcolla, ma resta in piedi. Da casa i suoi fan continuano a sostenerla e a darle ragione.